No, beh, allora stiamo facendo delle riunioni per il programma, soprattutto per i contenuti. Noi ci baseremo molto soprattutto sulla questione della sicurezza per il contrasto all'immigrazione clandestina. Dopodiché sulla questione fiscale, per venire incontro soprattutto alle esigenze delle famiglie italiane. Sapete che stiamo lavorando in particolar modo adesso per l'abolizione dell'IVA su pane, pasta e generi di prima necessità. Dopodiché c'è ovviamente il fatto delle bollette, dove cercheremo di attenuare quelle che sono in questo momento le necessità che hanno le famiglie italiane, e dopodiché ovviamente la flat tax e quindi l'abbattimento di parte delle tasse che pesano sui cittadini italiani. Chi comanda nella coalizione? Domani deve venire Berlusconi per sciogliere la riserva, il dubbio. Allora, domani ci sarà un vertice di tutto il centrodestra, però secondo noi la soluzione è abbastanza semplice. Saranno i cittadini italiani che decideranno il 25 settembre chi sarà eventualmente il candidato premier della coalizione. Quindi non ci sarà? In ogni simbolo di partito io immagino che ci sarà il nome del leader del partito, ma poi saranno gli italiani, in base a come si esprimeranno, a decidere chi dovrà fare eventualmente il candidato premier. Siete un po' preoccupati per le fuoriuscite anche Forza Italia, a vista dei colleghi? Assolutamente no, non mi permetto tra l'altro di andare a guardare in casa degli altri, ma assolutamente no, perché penso che il centrodestra raramente sia stato negli ultimi mesi, ultimi anni così compatto come in questo momento. Quello che so e che dicono i nostri esperti sull'economia è una proposta che stiamo già facendo da un anno e mezzo, quindi poi per carità Brunetta può prendersi i meriti che vuole, ma l'importante è che si faccia. La Lega comunque esprime, diciamo, il suo desiderio di avere anche soprattutto gli interni. Beh sì, ma chiaramente però dovremo vedere cosa accadrà. Per me l'importante è che la coalizione vinca il 25 settembre e poi decideremo assieme cosa sarà meglio fare. L'importante è dare un governo compatto e che sappia fare le cose che ci saranno da fare, perché in autunno sicuramente sarà un momento difficile, quindi dovremo essere pronti all'altezza. Grazie. Grazie. Non c'è il tuo amico contro la Meloni? Assolutamente no.